Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Nel cuore della notte di Capodanno nel Grande Fratello 2023, abbiamo visto un episodio particolare che ha acceso tantissime polemiche sui social. Il protagonista è Giuseppe. Vediamo cosa è successo. Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi preso di mira. Durante i festeggiamenti, alcuni concorrenti hanno raggiunto Giuseppe Garibaldi in giardino. Lui era in preghiera, isolato e immerso nei suoi pensieri, con un sottofondo musicale di Lady Gaga e il suo Bad Romance. Durante la scena, potenziale materiale per il tipico trash televisivo, Massimiliano Varrese si è unito a Garibaldi nel segno della croce, seguito poco dopo da Marco Maddaloni e Anita Olivieri. Quest'ultima, notoriamente atea, ha deciso di pregare, sollevando domande e critiche. Le parole, "dovreste vergognarvi", hanno riecheggiato tra i fan, soprattutto dopo un'intervista nella quale Signorini aveva criticato Anita per aver schernito chi è battezzato. Le azioni di Anita hanno suscitato perplessità, visto il suo passato di dichiarazioni ateistiche. Maddaloni, confuso, ha chiesto spiegazioni a Varrese sul significato del loro gesto, ricevendo una risposta semplice ma efficace: si prega. Garibaldi ha aggiunto: si ringrazia Dio per, ma non ha concluso il pensiero, interrotto da Anita che lo ha preso per mano. Al termine della canzone di Lady Gaga, Massimiliano e Giuseppe hanno ripetuto il segno della croce, seguiti da applausi ai quali si è unita anche Anita, ora apparentemente convertita. Poco prima, un momento di intimità tra Massimiliano e Giuseppe in cucina aveva rivelato la loro fede condivisa, con l'attore che parlava di giustizia divina, per punire Beatrice per i suoi peccati. Sui social, le reazioni sono state intense. Un utente ha commentato: il problema è Anita che non crede, ma che prende in giro e offende la religione. E Massimiliano che crede in Dio e lo invoca come giustizia divina, in modo che Beatrice venga punita per i suoi peccati. Questa non è fede. Che messaggio orrendo. Un altro ha espresso disgusto per l'ipocrisia di pregare davanti alle telecamere pur avendo comportamenti discutibili.